I conti del comune sono falsi, diceva l'ex sindaco Franco Providenti in una delle prime puntate di Mala Lingua. L'ex sindaco Giuseppe Buzzanca lo contestava e lo invitava a rivolgersi alla procura, un tormentone diventato spot della trasmissione. Adesso la procura indaga Buzzanca e altre 72 persone, tra ex assessori, consiglieri comunali, revisori, dirigenti del comune. Palazzo Zanca avrebbe fatto quadrare i bilanci tenendo conto di crediti ormai inesigibili o sopravvalutando alcuni beni considerati alienabili. Dal 2009 al 2012 Palazzo Zanca avrebbe portato in pareggio i conti, non potendo farlo. Già dal 2009 in pratica l'amministrazione avrebbe dovuto dichiarare il default, e questa è l'ipotesi a cui sta lavorando la procura di Messina, che ha iscritto sul registro degli indagati 73 persone, sindaco, assessori, consiglieri comunali, revisori, che in quel periodo hanno avallato i documenti finanziari. Le ipotesi di reato vanno dal falso in atto pubblico all'abuso d'ufficio, tra gli indagati anche i dirigenti del comune. I primi ad approvare i conti sarebbero stati infatti i burocrati di Palazzo. Partite una serie di convocazioni, gli indagati dovranno presentarsi con i propri difensori. Il comune, rispetto al dissesto finanziario, tra l'altro, non è ancora fuori dal tunnel. Si attende entro alcune settimane l'approvazione del piano di riequilibrio, che dovrebbe spalmare i debiti sui prossimi 20 anni, evitando il fallimento. La Corte dei Conti nelle scorse settimane ha inviato una nota con cui, in numerose contestazioni, intima tra l'altro all'attuale amministrazione di avviare la procedura di responsabilità per il presunto danno erariale nei confronti di amministratori e funzionari che avrebbero provocato il disastro. E a proposito di bilancio, la Giunta ha approvato il consuntivo 2013. In una nota si parla di avanzo di amministrazione, naturalmente vincolato ai debiti, di oltre 6 milioni e mezzo di euro, di spese di rappresentanza ridotte del 95%, di debiti coperti per 8 milioni e mezzo, di entrate aumentate. La parola passa ai revisori e poi al Consiglio.